Fuori ombra di dubbio che a risentirne più di tutti in tutta questa storia dell'emergenza coronavirus, cioè il mondo del lavoro variamente costituito, dai lavoratori dipendenti a quelli autonomi, passando per le piccole e medie imprese. Vediamo un attimo qual è la situazione nella nostra regione. Lo facciamo oggi con l'assessore regionale Sonia Palmeri. Buonasera, assessore. Buonasera, buonasera a tutti. Assessore, partiamo proprio dal punto fermo. Come stanno le cose ad oggi nella nostra regione sul fronte del lavoro che non c'è, dei negozi chiusi, delle botteghe che non riaprono? Beh, si sta soffrendo sicuramente molto, come in tutte le altre regioni. Ecco, quello che noi stiamo facendo come regione sicuramente invece è precorrere i tempi, quindi cercare di essere quanto più veloci possibili e lo abbiamo fatto nell'attuazione del decreto legge Cura Italia. Quindi abbiamo sottoscritto un accordo in tempi velocissimi con circa 70 associazioni datoriali, sindacali, c'è stata anche l'INPS nella declinazione regionale, nella declinazione metropolitana, proprio a significare una sinergia forte, per, portare poi, come dire, a conclusione un processo che parte dalla istanza di richiesta della cassa integrazione in deroga dal prossimo lunedì alle 13, tutti i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, possono presentare istanza alla Regione Campania, che istruirà nel più breve tempo possibile la domanda e la invierà all'INPS per l'erogazione del contributo. Ecco, lei lo diceva, sono state settimane febbrili per tanti tavoli, sebbene a distanza, che avete avuto con tutte le parti in causa, ma mentre si guardava il governo emettere dei decreti un po' più soft, voi come giunta regionale, col vostro presidente De Luca, siete andati più nello stretto, avete preteso e chiesto cose molto più concrete e reali. Beh, sì, tutto quello che si poteva fare a livello regionale, come ad esempio lo stop alla tassa automobilistica per questi mesi, piuttosto che allungare ad esempio il contributo alla filiera bufalina, quindi il contributo regionale, passarlo da 9 milioni a circa 39 milioni, quindi fino alla fine dell'anno 2020. Questo, come altri provvedimenti anche sul sociale, ecco, tutto quello che potevamo fare a livello regionale lo stiamo mettendo in campo settimana dopo settimana. Per quel che concerne invece i lavoratori, dobbiamo dire che la Regione Campania, nel riparto nazionale, per la cassa integrazione in deroga ha avuto, circa 102 milioni di euro sulla base di circa 205.000 lavoratori che possono accedere alla cassa integrazione. Ecco, quindi noi nel momento in cui abbiamo avuto il reparto eravamo già pronti con tutta la documentazione. Questo è stato veramente un anticipare i tempi per iniziare, come dicevamo prima, già da lunedì a fare la nostra parte. Poi è chiaro che l'INPS deve fare la sua parte nell'erogare il contributo nel più breve tempo possibile. Ovviamente questa è una situazione tampone, assessore, si sa bene che non conosciamo la fine di tutta questa emergenza, quindi bisognerà anche programmare il dopo. Sì, non solo sono misure tampone, ma sono misure anche parziali, perché il decreto legge, ed è per questo che insomma, stiamo lavorando moltissimo come regioni sugli emendamenti, il decreto legge, dicevo, non ha preso in considerazione alcuni target, sarà per la velocità dello strumento che è stato adottato come proprio un decreto legge, però insomma ci sono delle situazioni che vanno tenute in debita considerazione ed è per questo che la Regione Campania ne ha posto in essere degli importanti emendamenti. Faccio qualche esempio. Tutte le assunzioni che sono state realizzate dopo il 23 di febbraio, data fatidica, non si può fermare il mondo al 23 di febbraio. Quindi, insomma, io ho avuto delle, diciamo, notizie da parte poi del Ministero del Lavoro che probabilmente i nostri emendamenti, insomma, verranno accolti. Cercare di sanare le assunzioni, soprattutto messe in campo dalle aziende turistiche realizzate dopo il 23. Oppure c'è la questione delle grandi aziende, quelle che hanno da 50 dipendenti in su. Non è prevista? Sembra non essere prevista per loro alcuna normativa. E chiaramente non è questo. Quindi bisogna, insomma, che ci sia un'interpretazione oppure una normativa ad hoc, come ad esempio per la sorte dei piccoli artigiani. Ecco, questi sono dei piccoli esempi, ma per far capire che Regione Campania, Assessorato al Lavoro, è su tutti i pezzi, stiamo
leggendo a menadito il decreto legge proprio per cercare in questo momento di conversione di poter mettere e inserire all'interno quante più coperture possibili per tutti i target. Su due velocità, Assessore, perché da quello che comprendo e che ho sentito un po' in giro, ascoltando vari attori di tutta la filiera, 25 miliardi sono pochi. E poi aspettiamo comunque da Conte e dal governo che ci sia il nuovo decreto, quello, il decreto aprile, che possa aggiungere dove non è stato messo in questo di marzo. Beh, sì, sicuramente è così, 25 miliardi sono pochissimi, sono nulla perché non ci sono soltanto i lavoratori, ma il lavoratore ha una famiglia e quindi ci sono i fitti e quindi ci sono le scadenze e quindi c'è tutto quello che riguarda la quotidianità che si alimenta con il reddito. Sembra un concetto abbastanza banale, ma se voi leggeste l'infinità di mail chiaramente che mi giungono, sono degli appelli accorati ad avere una soluzione per la loro vita quotidiana. Ecco, tutto questo che sicuramente è chiaro, io spero che sia chiaro al governo, richiede nell'immediatezza dei provvedimenti normativi che in qualche modo in questa finestra che, temporale che si ritiene quanto più piccola possibile, ma debbono ammortizzare ad uno stallo nel quale ci troviamo, perché effettivamente siamo allo stremo, tutti i settori, nessuno escluso, sono in ginocchio. Praticamente, Assessore, i 600 euro una tantum non servono quasi a nulla. Noi li abbiamo molto attaccati come regioni, nel senso che abbiamo compreso, come dire, l'attenzione che è stata prestata, ma sicuramente non servono a nulla, anzi, è sicuramente un segnale, però c'è bisogno invece di unire al segnale la vera attenzione. È per quello che anche su questo noi regioni abbiamo posto un emendamento, insomma, sperando che anche questo possa essere preso in seria considerazione. Il nostro poi è come dire, un supporto, quello delle regioni è un supporto all'attività del Ministero del Lavoro. Assessore, mi perdoni il paragone, ma le guerre si combattono adesso sotto i bombardamenti, poi dopo bisognerà contare le macerie. Sì, purtroppo dopo bisognerà ripartire da capo. In questi 5 anni la Giunta De Luca aveva veramente messo in campo dei provvedimenti importanti. Eravamo riusciti ad avvertire un po' tutti un senso anche di ripresa e di rilancio della nostra regione. Io visitavo le piccole aziende che avevamo contribuito con Garanzia Giovani, insomma, stiamo parlando di numeri importanti, erano nate 600 piccole aziende. Avevamo realizzato oltre 40.000 assunzioni con Garanzia Giovani. C'era il grande concorso in atto e c'era il concorso anche dei centri per l'impiego in atto, che poi abbiamo dovuto sospendere perché è giunta anche la normativa nazionale. Detto ciò, dobbiamo ripartire con calma, con serenità, guardando bene in faccia gli obiettivi, ma io credo, insomma, che i campani sono forti e quindi riusciranno e riusciremo insieme a superare questo momento. Devono però avere fiducia in un grande condottiero come il presidente De Luca, che, insomma, avete visto tutti il grido d'allarme che ha lanciato proprio nel momento in cui si è reso conto che, come dire, le attese stavano venendo meno, le attese parlo sui dispositivi chiaramente di sicurezza e sulle attrezzature medicali. E quindi nel momento in cui abbiamo un condottiero che dal punto di vista sanitario sta tenendo la situazione sotto controllo per quel che si può chiaramente, l'istituzione, regione, la giunta, ognuno per le proprie attività, stiamo lavorando alacremente da tutti i punti di vista, noi continuiamo a fare giunte, noi ogni martedì abbiamo la nostra giunta in cui si adottano provvedimenti importanti, allora insomma dobbiamo avere un ulteriore aiuto da parte del governo. Stavo ripensando mentre lei parlava, Assessore, alle dichiarazioni di ieri del Presidente De Luca, anche quando in quelle parentesi un po' più ironiche, con la mascherina, la Bugs Bunny, insomma, quelle cose un po' per mettere alla berlina delle situazioni anche limite che vengono sottoposte sui social in questo tipo di situazione. E a questo vorrei chiederle, dal punto di vista delle news, quelle che vengono nominate fake news, immagino che abbia avuto un bel po' da combattere, no? Come giunta regionale, a fronteggiare delle voci, delle notizie imprecise che comunque tentavano di sopraffare quella che era il giusto lavoro che veniva prodotto quotidianamente.
Ma sinceramente non ci hanno anzi assolutamente riguardato. La nostra giunta, quindi le sedute di giunta sono molto molto operative. Noi ci riuniamo ad esempio in videoconferenza e chiaramente ciascuno poi espone in quel momento storico l'esigenza per trovare immediatamente una soluzione. Per quanto riguarda le fake news, non ci hanno riguardato. Credo che il presidente nel video che sono riuscita a vedere ieri sera abbia srammatizzato un po' sullo scambio di battute anche con la protezione civile, però obiettivamente la mascherina da coniglietto obiettivamente insomma lasciava intendere che insomma di tutto si trattava tranne che di una mascherina arrivata dalla protezione civile. Assessore, una domanda un po' più personale, come donna, come mamma, come cittadina, lei abita nel Casertano, come si vive questa tensione di queste settimane dalle sue parti? Beh, io come è giusto che sia, resto a casa, come dicevo, lavoro da qui. È chiaro che c'è molto timore in giro e io credo che sia giusto averne, perché altrimenti, insomma, è la sottovalutazione poi del fenomeno che porta alla diffusione del contagio. Se invece tutti riusciamo a comprendere che il virus non bussa a casa per entrare, ma riusciamo a proteggerci in questo modo, io credo che mentre lasciamo fare ai nostri eroi, e quindi a tutti i dottori, i medici, gli infermieri, a coloro che fanno le pulizie, quindi tutti coloro che ancora adesso stanno lavorando. Mio marito lavora in banca, quindi tutte le mattine in ogni caso esce e va in provincia di Caserta a lavorare. Ecco, tutti coloro che sono stati ritenuti nell'esercizio di servizi essenziali, allora insomma io credo che ognuno fa la propria parte e supereremo assolutamente questo momento. Ci vorrà un po' di tempo, ma lo supereremo. Torniamo a bomba per chiudere, assessore. Al lavoratore che si fruga in tasca e a malapena trova qualche centesimo, ad oggi deve fare i conti se comprare da mangiare o pagare la bolletta, eccetera. Almeno un messaggio di speranza, ovviamente sempre nella concretezza che l'ha sempre contraddistinta nel suo ruolo di assessore. Sì, sicuramente dobbiamo, partendo dai comuni, devo dire la verità, dobbiamo essere vicini assolutamente ai cittadini. Parlo del comune e dell'ambito perché, dell'ambito sociale, perché sono chiaramente gli istituti che sono di più vicina prossimità al cittadino, però so che i comuni della nostra regione si stanno già tanto adoperando anche con i volontari della Protezione Civile, anche per supportare persone dei grossi disagi. Il messaggio di speranza è sicuramente questo, quello che ripeto a tutti coloro anche che mi chiamano, gli amici e parenti, a tutti coloro che mi chiedono tanto così per chiedere quando finirà. Finirà sicuramente presto, è chiaro che dobbiamo lasciare lavorare la medicina perché saremo tutti più sicuri quando ci sarà un vaccino, quando ci sarà una vera cura e quindi insomma l'istituto però devono avere chiaro che c'è, che lavora e si è visto in tutti questi giorni. Abbiamo un condottiero importante, quindi dobbiamo veramente affidarci. Questo ovviamente è il nostro comparto delle isole che ragiona soprattutto di turismo, quindi si immagina i lavoratori stagionali, gli alberghi chiusi, i negozi chiusi, tante persone che non sanno se e quando pagare il fitto del negozio. Sì, infatti anche sugli stagionali voglio aggiungere anche questo, se mi permette. Gli stagionali vengono considerati con i 600 euro esclusivamente, quindi nella parte della richiesta all'INPS. Parlo degli stagionali non assunti, quindi non dipendenti. Ecco, questo anche per noi credo che sia veramente una formula molto residuale che non valorizza assolutamente l'attività e non tiene in giusta considerazione l'attività degli stagionali. Anche su questo abbiamo chiesto degli emendamenti e in ogni caso non si può valutare stagionale solo lo stagionale del turismo, ma ci sono tante altre stagionalità, come ad esempio quella degli aeroportuali che mi stanno scrivendo moltissimo in questo periodo, preoccupati per la loro sorte. Tra l'altro poi ci sono anche i dipendenti delle aziende di trasporti che anche quelli dovranno fare i conti con i tagli, con la cassa integrazione, con i contratti di solidarietà, perché con la riduzione delle corse dei servizi qualcosa dovranno pur fare. Sì, l'importante è avere però, come nel caso che mi sta citando, un ammortizzatore che copra, poi ci sarà la ripresa, poi ci sarà il rilancio, quindi poi ci sarà il settore, lo sviluppo, si spera, economico che riprenderà. Il vero problema in questo momento sono i lavoratori dimenticati.
dal decreto legge, che non hanno copertura, perché se un pezzo di carta non dice che possono accedere alla cassa integrazione in deroga e le risorse alla Regione Campania sono state concesse esclusivamente su un computo di dipendenti, è chiaro che diventa complicato far accedere degli altri. Ed è per quello che io a gran voce dico: dateci ulteriori risorse e contemplate anche all'interno della cassa in deroga tutti coloro che non avete, a cui non avete riconosciuto ulteriori tutele. Non possono rimanere fantasmi. Su queste parole, sicuramente di certezza del suo impegno, non avevamo bisogno di ascoltarla oggi per poterne essere convinti. La lasciamo al suo lavoro, benché sia di sabato, e semmai ci sentiamo settimana prossima perché il suo assessorato ci consentirà, è quello che attenzioniamo più di tutti, viste le tematiche poi da confrontarsi col governo per quanto riguarda il lavoratore così spicciolo che ha bisogno di sapere i soldi, dove li vado a prendere. Quindi la terremo sotto attenzione stretta, assessore, quindi ci sentiamo a breve. Con grande, grande piacere, così potremo dare anche i primi numeri dell'accesso alle istanze. Quante domande di cassa integrazione sono state presentate? Allora, alla prossima settimana. Grazie, assessore. Buon lavoro. Arrivederci.